Ora l'intervista all'onorevole Romanini che ha cercato di difendere a Roma gli interessi dei nostri comuni, in particolar modo di quelli dell'Appennino, quelli che hanno subito maggiormente la normativa sul togliere l'IMU sulla prima casa, che però per i comuni dell'Appennino ha portato un grosso calo di introiti relativi ai residenti che però vivono all'estero e nelle nostre montagne sono tanti. E questo ha portato a far sì che alcuni comuni avessero addirittura il rischio di non riuscire a chiudere il bilancio, perché il governo si era impegnato a rifondere i soldi mancanti. In un primo momento si sembrava che non ci sarebbe riuscito e i fondi che sarebbero rientrati sarebbero stati solo del 10%, invece, anche grazie all'intervento dell'onorevole Romanini, il governo ha tranquillizzato i nostri comuni di montagna come Barreto, Borgotaro e tutti gli altri. A voi il servizio. Ci troviamo a Pellegrino con l'onorevole Romanini, a poca distanza da qua c'è il comune di Bardi che in questo periodo è balzato alla cronaca locale e nazionale per la questione dei fondi che sono stati tagliati dal governo. Chiediamo cosa è successo perché è in prima fila l'onorevole Romanini per chiedere la restituzione di questi fondi al comune di Bardi. Sì, una norma introdotta nel 2015, una norma giusta, che considera prima casa d'abitazione quella posseduta da cittadini italiani residenti all'estero iscritti all'AIRE e che percepiscono una pensione straniera. Questi non devono più pagare l'ICI, hanno una ridotta tassazione per la TARI e per la TASI. E però questo è un gettito che viene a mancare tipicamente a comuni piccoli e di montagna dove lo spopolamento, dopo, soprattutto nel secondo dopoguerra, è stato importante. C'è un impegno. Tenendo conto che nel comune di Bardi più della metà della popolazione risulta residente all'estero. Sì, oltre 1500 abitanti. Non c'è solo Bardi, Albareto ha una condizione piuttosto simile, Borgotaro ne soffre, ma in misura minore. Il governo ha stabilito un fondo di 6 milioni per restituire ai comuni quello che non veniva percepito da queste tasse. Beh, i 6 milioni oggi, 2 settimane fa, è stato fatto il riparto che vale per gli ultimi 3 anni e queste risorse sono dimostrate ampiamente insufficienti, ma dico ampiamente insufficienti vuol dire meno di un decimo di quello che c'è bisogno. Il governo ha riconosciuto l'errore, ha risposto alla mia interpellanza urgente, sottoscritta da altri 30 parlamentari, e si è impegnato, ma con una norma primaria, quindi vuol dire che bisogna andare accanto al bilancio, ci vuole una modifica di legge a restituire queste risorse. Nel frattempo penso che dovrebbe chiarire ai comuni che non sono in dissesto, quelli che rischiano il dissesto, ma che possono chiudere il bilancio in attesa che arrivino le risorse.